Settimana importante questa per il basketball Lamezia, come abbiamo già detto settimana scorsa, si giocano tre partite in 8 giorni, le prime due sono già andate via e ora ci sarà questo big match domenica alle 17:30 contro la formazione del Salerno. Le prime due partite, due vittorie per la formazione Lametina, due partite molto diverse l'una dall'altra, che la formazione della Medina comunque con tutti i problemi che ha avuto è riuscita a portare a casa. Questa settimana nel salottino della sala stampa c'è con noi Nicola Barbuto, il vice coach, assistente coach, non so come chiamarlo, come Aiuto preferisci. allenatore, Aiuto assistente, allenatore comunque. all'italiana più semplice. Allora, l'aiuto allenatore di coach Barilla, che naturalmente presentiamo sia per me, perché lo conosco poco, sia per i tanti tifosi che non hanno avuto, visto che si gioca a porte chiuse, l'opportunità di conoscerlo da vicino. Quindi ci fai un breve curriculum, diciamo così. Sì, alleno da circa 6 anni, ho iniziato a Soverato, che è la mia città natale. Quando ancora giocavo con il nuovo basket Soverato, mi è stato chiesto di seguire dei gruppi giovanili e dei gruppi di mini basket. Così nel 2014 ho iniziato a dare una mano a loro e mano a mano mi sono sempre più specializzato sulla figura dell'allenatore e dell'istruttore mini basket. Da lì, poi nel 2017, ho avuto una chiamata da una grossa società romana, l'HSC, in cui ho fatto 2 anni, in cui per fortuna ho partecipato anche a due finali nazionali con piazzamenti nei primi 4 posti. L'anno scorso, prima esperienza senior invece in quel di Omegna, in provincia di Verbania, sono stato secondo assistente di una scuola di Serie B. Quest'anno mi sono ritrovato a Lamezia grazie alla chiamata di Francesco Barilla. Da Verbania in Calabria c'è una bella differenza di Sì, ho temperatura. fatto lo stivale dall'alto in basso. Senti, prima hai detto però giocavi con il Sì. basket Soverato, allenatore lì c'era Stefano Gioffre, Gioffre, ho avuto anche Federica Sbrissa gli Federica ultimi anni. Sbrissa, ecco. E quindi hai iniziato come mai con il basket? A 13 anni ho deciso di cambiare completamente sport perché giocavo a calcio. Giocavo centrocampista centrale sempre a Soverato. Un giorno andai al campetto e rimasi folgorato dalla pallacanestro, così dopo un paio di mesi decisi completamente di cambiare. E ho speso più della metà della mia vita sul campo di pallacanestro e meno male che la mia passione è diventata il mio lavoro. Quindi abbiamo una piccola, diciamo, colonia di soveratesi, perché abbiamo avuto Ciccio Gualtieri qua, abbiamo avuto Stefano Gioffre, ora abbiamo Barburo, quindi da Soverato abbiamo un po' di personaggi qui a Lamezia. Allora, abbiamo detto, ripercorso brevemente questa carriera, quest'anno Lamezia con coach Barilla, come ti trovi? Benissimo, ci lega un'amicizia prima che un rapporto di lavoro, visto che sono un suo collega, sono stato anche suo collega a Roma, e è molto bello lavorare con lui perché il rapporto d'amicizia che si è consolidato negli anni ti permette di poter parlare senza filtro sia a livello lavorativo che non. Di conseguenza la connessione mentale che si crea porta dei risultati migliori anche nella stesura degli allenamenti o nel comunicare in partita. Quindi c'è questo buon rapporto. E quando sei arrivato a Lamezia, cosa ti aspettavi di trovare? Cioè, qual era l'obiettivo, qui a Lamezia? Sicuramente quello di fare una bella esperienza in C-Gold con Francesco e di creare qualcosa dal basso per quanto riguarda le giovanili, perché come ti ho detto sono specializzato più in prime fasce bambini e giovanili. Purtroppo causa coronavirus non stiamo avendo la possibilità di concentrarci sul mini basket, ma stiamo cercando di mettere una toppa per quanto riguarda le giovanili. Sicuramente una delle cose che mi aspettavo e ho trovato è che ci sia un grande entusiasmo e una voglia di creare una nuova cultura, un nuovo movimento cestistico, che sicuramente una realtà grande come Lamezia merita. Comunque anche in prima squadra hai diversi ragazzi giovani Sì, da poter ancora curare e assolutamente. plasmare, no? Sì, abbiamo i due Giampà, Marco Miscimarra e si sta aggregando ultimamente anche Vincenzo Perrone con Gabriele Grande, che fanno parte sempre dei gruppi giovanili.
Quindi sicuramente il fatto di poter avere come traino la prima squadra per poter dare loro la possibilità di imparare qualcosa di nuovo e giocare anche per i colori della propria cittadina credo sia una cosa in più. Senti, andiamo ora all'attualità del campionato, 6 vittorie consecutive. Molto importante. Dopo la prima giornata forse non ci credeva nessuno un po'. Probabilmente sì, diciamo che il lavoro che stiamo facendo con Francesco è quello improntato un po' su cambiare un po' la cultura all'interno del gruppo della nostra squadra, perché stiamo fornendo ai ragazzi gli strumenti per poter diciamo, riconoscere ogni situazione possibile all'interno delle partite e anche leggere e capire loro qual è la risposta migliore in ambito tecnico e tattico per risolvere i problemi che ci pone la partita. È un lavoro che sicuramente dà più fatica e più di sacrificio, ma alla lunga sta tanto pagando, perché dal miglioramento individuale arriva quello di squadra e grazie a quello di squadra piano piano si raccolgono anche dei risultati. 6 vittorie sono importanti, non sono tutto, perché certo, sicuramente il campionato è lungo, ma ci stiamo già concentrando per la prossima, sperando di raccogliere di nuovo un foglio rosa. Sì, abbiamo fatto un piccolo lapsus perché abbiamo visto che la classifica non è aggiornata a 7 partite, mentre in effetti era l'ottava quella giocata a Rende, quindi sono 7 partite. E le ultime 2 partite, una quasi l'avevamo buttata via all'ultimo secondo, poi però l'abbiamo recuperata. L'altra, secondo me, abbiamo fatto il più brutto quarto di questo campionato, il secondo, perché eravamo avanti nel primo quarto, poi invece abbiamo subito un parziale pesante, poi però terzo quarto, come al solito, abbiamo ripreso la partita in mano. Diciamo che secondo me non è stato il quarto più brutto in assoluto, perché nelle prime 2 partite del campionato tra Agropoli e Cercola sicuramente le prime 2 partite, quindi la prima in casa abbiamo avuto dei blackout molto più grossi. Sicuramente dopo tutte queste partite, come ti dicevo prima, il fatto di aver cambiato cultura e mentalità si sta vedendo, perché lo step che si è fatto non solo a livello fisico ma soprattutto mentale è lampante. Probabilmente 2 mesi fa partite del genere non le avremmo mai portate a casa. Non ci siamo disuniti, abbiamo cercato di capire che c'è una piccola differenza tra il voler vincere e il non voler perdere, e abbiamo messo la freccia sicuramente sul fatto di voler vincere la partita. Tutti si sono sacrificati, soprattutto l'ultima partita, perché oltre ad aver avuto le assenze di Rodrigo e di Hernan in quel di Cercola, a Rende abbiamo avuto anche Spasojevic con una caviglia gonfia a causa di distorsione, e sicuramente giocare con le rotazioni così ridotte, con persone acciaccate, cambia molto a livello emotivo, perché ci sono giocatori che hanno dovuto avere minutaggi in più, scelte in più per la squadra. Giovanni, che è riuscito a condurre una partita da playmaker in maniera eccellente, ed è diverso entrare in campo alle spalle di Rodrigo o essere il primo playmaker per 40 minuti. Senti, ora la situazione degli infortunati com'è? Stiamo cercando di recuperare tutti, stiamo lavorando con lo staff medico, che ringrazio per la presenza, e soprattutto anche tutto lo staff dirigenziale per il supporto che stiamo avendo. Sono tutti a fare terapie, speriamo che nel giro di pochi giorni, si spera per la prossima partita ma non si sa, o si spera per Angri, di rimetterli in campo tutti quanti. Sicuramente quello più in dubbio per la prossima dovrebbe essere Stefan Spasojevic, visto che la distorsione è freschissima. Billy ieri, nonostante il colpo al petto, è riuscito a finire la partita. Per quanto riguarda Sindoni e Rodrigo, proveremo a metterli in campo quanto prima. Senti, ora affrontiamo domenica pomeriggio Salerno. All'andata è stata una partita pure là tirata, una partita molto difficile. Sì, secondo me loro con Agropoli sono la squadra più completa del campionato. E hanno una grossa varietà di giocatori e soprattutto sono molto bravi tecnicamente. Hanno
grosse potenzialità a livello perimetrale perché sono tutti proiettili da fuori, un ottimo playmaker che costruisce il gioco e quindi ci hanno creato delle difficoltà. Noi siamo stati molto bravi lì ad alzare l'intensità e l'aggressività con i cambi difensivi in modo tale da poterli spingere lontano dalla linea dei tre punti ed evitare che loro potessero occupare l'area dei 3 secondi per dei canestri facili. Di sicuro la situazione infortunati non ci aiuta, ma è una cosa che noi non possiamo controllare, di conseguenza lavoriamo con quello che c'è per i nostri obiettivi. A proposito di aggressività difensiva, io notavo nella partita a Rende, nel primo quarto, cioè dopo 10 minuti, il Rende aveva segnato appena 3 punti, cioè non gli avevamo dato possibilità proprio di andare al tiro, di andare a canestro, e i pochi tiri che avevano fatto erano tutti forzati, cioè proprio perché non riuscivano proprio a trovare il gol. Poi il secondo è andato un po' diversamente. Quindi ora abbiamo questi 4 punti di vantaggio su Agropoli e proprio Salerno, e mancano 2 partite alla fine di questa regular season, quindi una posizione da difendere a tutti i costi perché può essere importante per la fase poi ad orologio. Assolutamente sì, dobbiamo difendere a tutti i costi questa posizione che ci siamo costruiti con la fatica di questi 2 mesi. Sicuramente dobbiamo difendere anche il vantaggio su Salerno perché avendo vinto di 12 anche la differenza canestri in questo caso potrebbe contare per un'eventuale seconda fase per i piazzamenti. Quindi di conseguenza vincere 2 su 2 sarebbe magnifico, però comunque dobbiamo pensare che non si deve ribaltare la situazione rispetto a quello che abbiamo costruito all'andata lì in quel di Salerno. Certo, chiaramente la differenza canestri è importante, però è importante avere più punti in classifica perché poi insomma, si fa la somma con le altre partite che si giocheranno contro, ricordo, contro le squadre dell'altro girone, e anche nell'altro girone mi sembra che ormai la classifica abbia una sua fisionomia, sì. Non so se tu l'hai seguita un po'. Sì, sicuramente ci sono Fuori in testa. Ci sono sicuramente le squadre di Irpinia, che sono Fuori Benevento, che sono delle ottime squadre. Però un po' deluso Caserta, che sì, è penultima in classifica, ci aspettavamo qualcosa di più. Dall'altro lato ho notato che si gioca probabilmente più negli ultimi 7 metri di campo e in questo girone in cui siamo noi stiamo giocando più a 28 metri di campo, però in ogni caso sono tutte squadre che dovremmo affrontare, la classifica in quel tipo di girone d'orologio conta il giusto solo per il fattore campo, però potrebbe succedere qualsiasi cosa. Senti, una cosa importante è che ancora le squadre possono cambiare, proprio il Salerno in questi giorni si è rinforzato, sì. Non conosciamo il giocatore non mi ricordo il nome, non lo conosciamo, però comunque ancora c'è la possibilità per le squadre di cambiare un po' volto, no? Questo può essere una cosa, un fattore sorpresa anche nella seconda parte. Assolutamente sì, Salerno ha aggiunto un 5 che sicuramente gli darà più solidità vicino al canestro, che è una delle cose che ha sofferto parecchio all'andata con noi. Ora sono più completi, variare una squadra con 7 elementi, 8 o 9, cambia parecchio, e loro non avevano proprio il cambio del 5, perché avevano solo Malpede, e invece così hanno più possibilità e più soluzioni in attacco. Allora, vi ricordo l'appuntamento che è per domenica pomeriggio alle 17:30, è la penultima partita di questa regular season perché poi si chiuderà in trasferta ad Angri domenica 1 maggio, 2 maggio, domenica 2 maggio, e poi dal 9 maggio inizierà la fase ad orologio. Quindi Formazione della Metina in testa alla classifica deve difendere questa posizione per arrivare poi a giocarsi i playoff nel miglior modo possibile e chiudere la stagione, perché se non la chiudi subito poi ci sarà ancora un mese, arriveremo fino a luglio. Noi speriamo di chiudere molto prima, ma per chiudere molto prima dobbiamo mantenere questa posizione di classifica. Sicuramente il Salerno insieme all'Agropoli è una delle migliori squadre
diciamo, di tutta la Cingoldo gestita dal Comitato Regionale Campania, intendo di tutti i tre gironi. Noi stiamo facendo il nostro, grazie a Nicola Barbuto e a mister Barilla che ci controlla e ci corregge anche perché avevamo sbagliato il numero delle partite, e quindi ringraziamo Nicola Barbuto per essere stato in sala stampa questa settimana, e vi ricordo la diretta domenica pomeriggio alle ore 17:30 per seguire questa partita tra il Basketball Lamezia e la Pallacanestro Salerno. Grazie mille.